Gentili telespettatori, ben trovati da Andrea Di Pre. Finalmente torno a parlare di grande arte contemporanea e lo faccio con un artista del tutto eccezionale, un artista che ho già conosciuto negli anni passati. È cugino di un famoso e grande personaggio italiano, Matteo Montesi. Ciao Matteo, va bene? Ecco, già il pubblico ha capito che siamo da tuo cugino Jonathan. Immancabile. Ecco. Allora, Jonathan, è un grande piacere averti qui in televisione. Finalmente mostreremo al pubblico alcune tue opere scelte. Ecco, mi dicevi che tu non hai un'email, giusto? Purtroppo non ce l'ho più il computer. Sono privo del mezzo. Questo come tua scelta, giusto? Anche? Sì, sì. Ecco, pensate. Ce l'ho avuto qualche tempo fa, ma adesso non ce l'ho più. Ecco. Io glielo volevo comprare, ma non è un disastro. Ecco, difficile. Poi intanto saluto anche la mamma di Jonathan, sì. Piacere, la signora Maria Marchioli. Maria, complimenti. Maria Marchioli in Pedacchioni. Ecco, Maria, ecco, che sarà sicuramente felice, cioè orgogliosa del figlio. Allora, io penso che il miglior critico di Jonathan sia il cugino Matteo. Matteo, perché Matteo, tu l'hai sempre sostenuto, Jonathan. Sì, sempre, perché io voglio bene come io voglio bene come un fratello vero. E per me è un fratello vero, gli voglio un bene del cuore e so che è bravo, ingegnoso, e Gesù gli ha donato quell'ingegno da creare delle cose bellissime. Dopo ognuno ha i suoi carismi, chi più chi meno ce l'ha. Ah, scusa. Ha fatto tantissime opere, tra cui qualcosa che ha preparato qui. Ha venduto pure questo. Ecco, allora io credo che la mamma può alzarsi ecco, se è possibile, grazie. No, ecco, grazie, per ragione di ripresa, grazie. Se può guardare in telecamera sempre, perché mi preme, perché è giustamente la madre dell'artista e quindi è giusto che... È semplice, Jonathan. Ma è giusto che sia qui. Allora, Jonathan, che cosa deve tentare di esprimere l'arte per te, in definitiva? Esprimere anche le emozioni che si provano. È vero, emozioni che si provano nell'arte che vivono i disegni, è vero, cosa dici te, eh? Altro non sono molto parlare in televisione. Beh, adesso, Comunque io vi dico solo questo, intanto avete tutti i modi per contattarci, io non parlo di prezzi in TV ovviamente, perché poi non c'è prezzo per queste opere, nel senso che nascono per una tua passione spontanea, sottoposta, ne mostriamo alcune però, ecco, vogliamo, ecco, mostrarle in questo modo, ecco, una volta così, mettiamole pure qua. Vicino a te così, Jonathan. Allora, guarda, qui rappresenti la Madonnina, qui si vede la Madonna, aprile veloce, noi chiamo solo la nostra Madre Celeste, la chiamo sempre, poi abbiamo un altro disegno, guardate però, attenzione, perché, permettimi questo commento, è vero che cugino Jonathan non usa il computer, però ama il banchetto iconografico della pubblicistica contemporanea. Superman, per esempio, chi non conosce Superman? Lo conoscono tutti, Il cugino è bravissimo, è appassionatissimo, è proprio appassionato. Guardate, questo è Capitan America, questo, guardate. Lui li fa e combatte con un altro personaggio. Sì, vedi, mezzo alle fiamme. Ecco, come nascono queste opere? E lui guarda il fumetto e fa, non è che copia, fa occhio. Non copia, quindi, ma lo crea per pura volontà immaginativa. Sì, guarda un po'. Mi è sempre piaciuto. Mi piace pure a me. Mi è sempre piaciuto. Non sapevo di sta cosa qui. È un fenomeno, è un fenomeno. Ha detto, allora, non potevo, io che mi occupo di arte, non venire a far visita ad un artista che secondo me... Ecco, che tanto invito sempre la mamma che si chiama, ricordo... Maria a guardare sempre in telecamera. Maria, guarda sempre in telecamera, perché è lì il pubblico, dove c'è la luce rossa, perché è lì il pubblico. E dicevo, ti meriteresti veramente degli spazi importanti. E continuiamo comunque ancora con cugino Jonathan. Allora, qui abbiamo Spider-Man, guardate. Dell'ultimo film che sta uscito poco tempo fa al cinema. Amazing Spider-Man. Poi sotto abbiamo Gesù, che non c'entra niente con i supereroi. Però in questo modo è un supereroe, anche giusto. È il top dei supereroi. Matteo, chi è Gesù Cristo? Gesù è Dio, vero Dio e vero uomo, fatto uomo e sacrificato per ognuno di noi. Per sconfiggere il peccato dell'uomo, passato, presente e futuro. E tutti coloro che confidano in Lui saranno salvati. Chiunque confida in nome di Gesù col cuore verrà salvato. È vero.
mi fa piangere, mi commuove. Ma è vero, zio, però, la verità. Ecco, grazie. La verità infallibile. Mi commuovo io, sentito. Vero, c'ho il cuore finito. Allora, se voi notate, nelle opere di Jonathan ricorre spesso il tema salvifico, e questo vuol dire che in questa famiglia ci sono radici valide, capito? È così, dopo è chiaro che ognuno può scegliere da che parte stare, no? Ecco. Comunque andiamo avanti ancora, ecco. Un altro Gesù, confido in te, vedete. Allora, poi andiamo avanti, un altro Superman. Guarda questo. Un altro Superman, questo qua. È anche molto, molto anche aggressivo. Un Superman stavolta. Guarda, Jonathan, sei veramente eccezionale perché fai delle opere che. Un Superman capo stavolta. Senza capelli. Poi abbiamo Lanterna Verde, un altro supereroe. Che poi sono opere che hai seguito in tanti anni, giusto? Vero, è. Cominciato nel 2005 a farle, 8 anni fa. Dovete immaginarle incorniciate, tutto è normale. Lui le ha tenute sul certo foglio. Certo è. Abbiamo. È vero, Lanterna Verde qua, un altro supereroe. Poi Batman e Capitan America insieme. Chissà quanti ce n'ha, pure meglio di questi. Ce n'ha tantissimi, pure meglio. Lui adesso deve andare alla messa, non c'ha tanto tempo per far vedere, però ce n'ha tantissimi. Qui abbiamo Capitan America e Batman insieme. Poi abbiamo un Transformer. Un personaggio lì, da qua. Questo è molto così? Complesso nell'esecuzione anche, Transformer anche. Uno dei Decepticon. Poi abbiamo Iron Man 3 dell'ultimo film. Eccezionale, guarda, sono contento di documentare. Poi è chiaro che fai bene a rappresentare questi eroi perché tutti vengono riconosciuti, però il modo ecco. Dopo giro verso l'obiettivo. Poi qua è un altro supereroe, Booster Gold, un altro supereroe della DC Comics. Che poi vedo, Jonathan, che scegli, opti per dei personaggi anche non così cioè particolari. Hai una conoscenza anche di questi sa tutto, guarda. Nomi degli attori, cantanti, tutto quello del cinema, e poi di tutto ti risponde. Computer qui dentro. Non so come si chiama. Apposta non gli serve il computer, perché non vuole il computer? Perché ce l'ha nella testa. Comunque Maria, io ti chiedo una cortesia, se puoi, di raggiungerci da questa parte qua. Lo so che non è facile, perché prova con calma, tanto abbiamo ancora qualche minuto, perché mi preme, cioè, siccome voi sapete che io amo la TV Verité, sì, riprendiamo pure tutto, amo la TV Verité, voglio farvi capire che io sono venuto direttamente nell'abitazione dove Jonathan crea le sue opere. Questo è importante, per capire anche come le crei. Certo, anche l'ambiente è importante. Dove nascono le opere. Allora, continuiamo. Eccolo ancora più vicino qua, Maria, se puoi. Vieni vicino, dai. Continuiamo la carrellata. Lo chiamiamo, c'è Conan il Barbaro qua. Conan, la sua spada. Poi, abbiamo gli ultimi. Allora, aspetta, Sotto c'è ancora una principessa guerriera con la sua spada. La principessa guerriera. Poi un altro sotto. Ecco, ogni qualvolta Jonathan l'artista termina un'opera scrive finito oggi mercoledì 9, come accadeva nel Rinascimento, cioè documenta poi chi è che fa le matite, le chine, i colori, adesso sempre io. Attenzione, vedete le matite Jonathan. Sono tre persone in una, Chine Jonatowski, colori Johnny Storm. Sono tre persone in una praticamente. E Johnny Storm, tre persone in una, come la Trinità. Ecco, la Trinità. Questi sono finiti. Ecco. Ora quanti ce n'è qua? Qui c'è solo quello davanti. Quell'altro invece. Ce lo pacco, ecco, vabbè, ecco, comunque anche questo lo mostriamo. Vabbè, ecco, per ora va bene così. Opera. Questo è l'ultimo, sì. X-Men, X-Men. Io non l'ho fatta. Questo mai, Questo è l'ultimo. L'ho finito qualche giorno fa, sì, lunedì. L'ho finito l'altro ieri. Allora, vorrei sentire dall'artista, dal cugino Matteo e dalla mamma Maria un'ultima impressione. Partendo proprio dall'artista. Jonathan, allora, ormai sono anni che crei queste opere. Sì, ho cominciato nel 2005, 8 anni già. Che cosa chiedi all'arte contemporanea, in definitiva? Cioè, che effetto ti fa vedere delle televendite di arte, quadri venduti, magari un taglio nella tela, un colore venduto a milioni di euro? Gundam, c'è pure quello in mezzo, quello l'ho saltato prima. Che cosa chiedi all'arte contemporanea, al sistema dell'arte contemporanea? Cosa posso chiedere? L'arte di oggi, no? L'arte di oggi. Tutti quei quadri che va a vedere Luca, per esempio, delle mostre. Le mostre pure dipende, perché ce n'è alcuni che proprio ci spruzzano le bombolette, per esempio ci spruzzano la vernice, e già è un quadro che costa una barca di soldi e non vale niente.
secondo senza noi, anima, certo, senza anima, senza passione. Invece qui c'è espressa la passione e la tecnica, la creazione che ha donato il nostro creatore a mio cugino, che ognuno di noi ci ha donato. Perché è un dono innato, cioè sei nato con questa caratteristica di creare, di rappresentare. Non l'hai mai, ecco, non l'hai mai fatto per i soldi, questo è evidentissimo. No, mai, certo, a mio giudizio mai. Ti meriti i soldi. Allora, sentiamo la mamma Maria. Mamma Maria, la mamma di Jonathan. Penso che sia giusto che tuo figlio abbia successo anche nelle vendite. Sarei contenta, almeno guadagna qualcosa. Lavora, ma prende tanto poco. Lavora in una cooperativa, pure no. Guadagna niente. Capite cosa voglio dire, dove voglio arrivare col discorso? E quanto è quanto sono? Qualcuno. Quindi i collezionisti interessati ci contattino comunque, perché queste sono opere uniche e ripetibili. Almeno, a me mi piace, ma è belle. Mi piace, cosa so io? Tanti mi piace, che ne so io. Tanti grazie Maria. Però lascio le ultime parole per questa puntata a Matteo Montesi, che è stato colui che ha anche traghettato il cugino alla fama. È vero, io sempre, siccome io voglio talmente bene a mio cugino, mi piaceva far vedere il creatore quanta tecnica gli ha donato a mio cugino, quanta passione nella tecnica da creare queste cose qui. Adesso non mi spiego bene, però è così. Volevo trasmettere, allora l'ho ripresa, giustamente faccio dei video, ogni tanto quando fa dei disegni nuovi li metto anche in rete, su online, ma non perché mi piace a essere chissà chi, io non so nessuno, però mi piace a fa proprio vedere quanta grazia ci ha donato il Dio a ognuno di noi da creare, come lui è creatore. Ovviamente noi non potremo mai creare i mondi, i pianeti, i sistemi solari, le galassie e gli universi, mai essere superiori a Dio, perché noi non ci dobbiamo in Super B dalle nostre capacità materiali, perché tutto materiale che passa, tutto passa, però è bene anche a esaltare, nel senso, non esaltare noi stessi, ma esaltare anche le creazioni che potremo fare tramite l'ingegno di Dio che ci ha donato. I talenti che ci ha donato. Bravo, Dio, caro cugino. I talenti nostri carismi che ci ha donato. Andrea che è venuto qui, che ha pubblicizzato queste cose. Allora, io ringrazio ancora voi, perché per me è importante documentare le vere vocazioni artistiche. Poi si sa, il tempo farà il suo corso. L'ultima parola ancora, Jonathan, ancora a te, all'artista. A chi vuoi dedicare queste opere, in definitiva? A tutti gli appassionati come me, che hanno questa grande passione per il fumetto e per il disegno. Bravissimo. Guardate che è impressionante. Io non vedo l'ora che piovino qui. Guarda, non voglio fare adesso quello che pensa il denaro, così, però è giusto, siccome il denaro non deve essere un fine ma un mezzo. Purtroppo e i soldi comunque ti servono, Jonathan, non giusto? Servono. Io penso che sia giusto. Io penso che sia giusto che le tue opere siano vendute. È giusto. Noi sacrosanto. Purtroppo non siamo con l'indiano in India che campa d'aria. Quello non mangia, non beve, non dorme, ma campa d'aria. Purtroppo no. Perché tutto ti costa così, però io sarei contento se questa trasmissione ti servisse per fare in modo che il tuo talento artistico diventasse il tuo lavoro. Cioè fare un vero mestiere. Bello. Della persona un mestiere. Allora, grazie ancora ai telespettatori che ci hanno seguito, grazie a voi che ci avete ospitato in questa trasmissione. Gesù ci benedica tutti. Confidiamo in te. Confidiamo in te, Gesù. Esatto. Bravo Matteo, bravo. Questa grande fede che c'è qui. Cristiani, capito? Non siamo atei. Io vorrei vedere una di queste opere anche in una chiesa, per dire. Comunque lo vedremo. Grazie, gentili. In chiesa, magari sarebbe bello. Ma è giusto, almeno chiaramente le immagini di Cristo che siano. Il tema religioso, certo. Benissimo, grazie a chi ci ha seguito. E chiama. Che vuole prendere qualche cosa? Anche per far vedere a qualcuno. Babolino, Mario, guarda. Ce l'ho pure là la foto. Vabbè, qui ci sono diverse bambole, diverse cose. Questa era la mia famiglia. Andato in mio cielo. Marito. Ecco, grazie regia, se vuole, ecco, la regia se vuole. In cielo nel 99. Fiorino. Ecco.
simpaticissimo, dice un sacco di battute, voleva tanto bene a zia e a Gioneta, tantissimo. È stata una perdita qui in questa terra molto grande, per Gioneta e per zia. Quindi l'eterno riposo nel ziolino, Signore, risplende a lui la luce perpetua, riposalo in pace, amen. Questo è il fratello vero invece. Vedete anche una posizione, quasi un attore. È vero, no, c'è così. No, no. Comunque dai, guardiamo avanti. Ah, zio Mario, buongiorno. Zio Mario. Ah, guardate, vedete anche il figlio del reduce di guerra. Questo sarebbe il sì, è il figlio del nonno Basilio, che è reduce di guerra. Guidava 9 protoni d'armata, nonno, 900 soldati, è rimasto illeso solo lui in Africa. È ritornato con una scimmia che dopo gli tagliava le tende e poi l'ha scannata. Aneddoti. No, sembrano cose finte, ma è la verità, cioè è la storia vera. Sì, sì, tanto è così, perché gli strappava tutte le tende alla fine. Guarda di vita vissuta. Nonnetto. Nonno Cop. Se girava gli ultimi tempi, no? Se girava, ma bastava una mosca che già cucì. Occhio di fai, Occhio di sì. Sì, sì, nonno era eccezionale. Fortissimo. L'ultima osservazione. È bello anche vedere comunque due cugini così uniti. Questo è importante perché spesso sì, i parenti non è che... Ecco. I parenti di solito fanno i mali denti e parenti serpenti. Non si può ne vedere. Invece tra di noi pare che ancora persiste... C'è affiatamento. No, pare. È certo. Molto affiatamento. È certo. Lui è febbraio, eh. Febbraio, no? Il 12 febbraio, febbraio, lui è, febbraio. Del saluto anche la mamma di Matteo, che Mirella, ecco, che la salutiamo. Fate vedere. Vabbè. La salutiamo, ecco. Fuori campo. La mamma di Matteo. Mirella. Ecco, che sì, perché insomma, perché l'ultima cosa è questa. È vero, Matteo, che anche tu stai lottando tantissimo, anche perché veramente, cioè, però la forza, bisogna essere spesso come Davide contro Golia, giusto? Spingere proprio spirito contro, e voi lo state facendo. E per me è storia questa di essere qui con voi a documentare questo grande momento. Per quanto mi riguarda, tu, Jonathan, sei già un artista formidabile, preveggente e inconfondibile. No, ma è la verità. Ma no, io lo penso veramente. No, lo penso. Poi, sai, il successo, anche l'impressionista non ha mai avuto successo. Tanti artisti sono morti poveri in canna. Da Paolo Uccello, quindi ti meriti il successo. Poi vediamo cosa dirà il pubblico. Chiudiamo da Loreto, attenzione, lo diciamo, Loreto, dove cugino Jonathan, dove Matteo è nato e cugino Jonathan vive. È proprio vero. Ringraziamo Andrea e Gesù ci benedica a tutti. Grazie a voi, grazie.